Siamo atterrati da poco e iniziamo il nostro viaggio proprio dal luogo simbolo di Mykonos, i mulini a vento di Katomyli. Risalenti a 1500, si trovano in cima alla vista panoramica più alta e ventosa della città. Da qui si possono vedere le caratteristiche case bianche tipiche delle Cicadi, un gruppo di isole greche bagnate dal mare Egeo. Ecco il nostro hotel, il Sun of Mykonos Studios. Abbiamo scelto questa struttura, oltre che per l'aspetto in classico stile greco e il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, anche per la sua ottima posizione. Siamo praticamente nel cuore dell'isola, circondati da un bellissimo paesaggio, lontani dal caos del centro, ma con la macchina si possono raggiungere senza difficoltà tutte le spiagge e i maggiori luoghi di interesse. Questa è la pittoresca chiesetta presente nell'hotel. A Mykonos ce ne sono una quantità enorme e sono parte integrante della vita quotidiana degli abitanti dell'isola. Little Venice, proprio ai piedi dei mulini a vento, è il posto migliore dove fare l'aperitivo al tramonto, rinfrescati dagli schizzi delle onde. Siamo nella Chora, termine greco che indica il centro della città, e da qui si può iniziare un giro per i vicoli da mille colori alla ricerca di un ristorante dove assaporare le prelibatezze della cucina greca. Insalata greca, dolmates, hummus. Iniziamo ad assaggiare i gustosi piatti dai sapori autentici e tradizionali di Mykonos. Davvero italiano, Crizia, che si mangia? Eh? Dai, che piattone! Non è la pasta greca, questa è pasta italiana, pasta alla bolognese. Pasta alla bolognese. Buoni questi affettati. Che? Che era? Ceci. L'hummus. Insomma, cucina greca? Passata? Trascorriamo il resto della serata passeggiando per il centro del paese, tra negozietti, chiese e locali. Questa atmosfera di tranquillità ed armonia ci ha accolto nel migliore dei modi, nell'isola più animata delle Cicadi. Nella mitologia greca si racconta che Mykonos sia nata dai corpi dei giganti sconfitti nel mare Egeo.
Si narra che quest'isola sia stata teatro della mitica battaglia svoltasi fra Zeus e i Titani, i quali si sarebbero poi pietrificati, dando origine a queste terre. Vero o falso che sia, i suoi panorami aridi e rocciosi sembrano testimoniare che nei racconti della mitologia greca ci sia qualcosa di reale. Questa è Kalapatis Beach. In questo momento siamo nello stabilimento Thalassa. A mio avviso è sicuramente una delle più belle spiagge dell'isola. Benvenuti, Gioia, vieni qua, Gioia. Sabbia dorata e mare blu creano una scenografia idilliaca. Questo è il posto giusto per passare una giornata in totale relax, ammirando questo magnifico paesaggio. Poco distante, sempre a Kalapatis Beach, c'è uno stabilimento libero dove poter passare la giornata in completa armonia con la natura. Stupenda, una spiaggia veramente fantastica, che sarebbe uno stabilimento dove c'è una spiaggia attrezzata gratis. Penso sia l'unica qui sull'isola. C'è questa spiaggia. Sopra c'è un ristorantino dove si può mangiare e fare altro, però la spiaggia è attrezzata e gratuita. Solitamente i prezzi comunque si aggirano dai 20 ai 40 euro per i lettini, poi dipende se dalla prima o dalla se in prima fila o terza o quarta fila. Invece qui ci stanno tre file di lettini ed ombrelloni dove chiunque può venire, logicamente presto la mattina, altrimenti non si trova posto, però vieni qui e ti rilassi, riprendi l'ombrellone, logicamente non ci stanno i servizi, non c'è il bagno, non ci stanno altri servizi, poi si può andare sopra al ristorantino, consumare qualche cosa e usufruire comunque dei servizi di bagno e quant'altro, prendersi una cosa fresca da bere, mangiare, comunque è proprio ristorante. Però questa è qui a Kalapatis, senza spendere soldi, e si sta benissimo. Il mare è spettacolare come tutte le altre parti, però ricordatevi, venite la mattina presto, se no qui non si trova posto. Cammino così perché ci sto camminando su degli scogli senza ciabatte e sto bucando i piedi, però a parte questo, spettacolare. Dirigendo verso il villaggio di Anomera, a soli 8 km da Mykonos, è un altro punto di interesse da prendere in considerazione per conoscere l'isola.
L'attrazione principale di questo paesino è il suo monastero, costruito in perfetto stile cicladino e risalente al 1542. La chiesa conta una bella collezione di icone bizantine ed è aperta ai fedeli e ai visitatori tutti i giorni con un prezzo d'ingresso di un solo euro. Ci ha regalato un'altra fantastica giornata. Torniamo al nostro hotel per riposarci un po' e prepararci per cena. Stasera scegliamo di mangiare in una delle numerosissime taverne che offrono pasti veloci ma sempre rispettando la tradizione greca. Assaggiamo i gustosissimi souvlaki, il cibo più popolare della Grecia. Sono spiedini di carne a scelta tra maiale, agnello e pollo, accompagnati da patatine fritte e salsa tzatziki, una cremosa insalata di cetrioli, yogurt e aglio. Per concludere la nostra serata andiamo a fare un giro al porto ed anche qui, come ovunque sull'isola, è pieno di locali e ristorantini per tutti i gusti. Questa è la splendida spiaggia di Ftelia Beach. Difficile da raggiungere, molto ventosa e senza alcun tipo di servizio, è stata subito scartata dalle nostre rotte, anche se il suo aspetto selvaggio attira molti turisti, ma con esigenze totalmente diverse dalle nostre. Questo invece è lo stabilimento più esclusivo di Mykonos. Il Principote è sicuramente il più lussuoso ed elegante stabilimento dell'isola che abbiamo visto. Frequentato molto anche da VIP e con prezzi proibitivi, non è proprio quello che stiamo cercando. Quindi ci godiamo qualche ora di tranquillità nella vicina incontaminata spiaggia libera. Siamo finalmente arrivati a Super Paradise Beach. Questo era proprio il posto che cercavamo. È la spiaggia perfetta dove venire in famiglia, il giusto compromesso tra relax e divertimento. Situata a 6 km a sud di Mykonos, questa baia dorata, con il suo mare turchese, è una delle destinazioni più gettonate tra giovani e VIP. Qui si possono passare fantastiche giornate, tuffandosi in queste acque cristalline, riposando sotto l'ombrellone e bevendo cocktail rinfrescanti nei bar della spiaggia. Come vedete fanno anche una buonissima moussaka, guardate che roba! Buon appetito! Mamma! Ciao!
Come in molti altri stabilimenti dell'isola, anche qui, intorno alle 5 di pomeriggio inizia la festa. La spiaggia inizia a svuotarsi per lasciare il posto al party vero e proprio. Comunque sia, serate folli o rilassamento puro, consiglio a tutti di venire qui almeno un giorno. Adesso però è ora di andare, ci dirigiamo nel pittoresco Golfo di Hornos. Questo è un piccolo e tranquillo villaggio che si trova a 2 km a sud-est dalla frenesia della città di Mykonos. Veniamo qui per cena in una delle numerosissime taverne dove assaggiamo la tradizionale pita greca. Ed ecco un'altra spiaggia da sogno di questa bellissima isola, Paradise Beach. Senza ombra di dubbio, questa è la spiaggia più famosa di Mykonos. Il suo nome greco di Kalamopodi è ormai un lontano ricordo, soppiantato da un soprannome perfetto con il quale è conosciuta in tutto il mondo. Paradise Beach, infatti, è un autentico paradiso per gli amanti della musica da discoteca, del divertimento e della trasgressione. Come potevamo non venire a Tropicana, uno dei beach bar più famosi a livello mondiale. Come di consueto, anche qui dal primo pomeriggio la tranquillità del mattino svanisce e la spiaggia si trasforma in un girone infernale. Oggi siamo a Tropicana, a un'altra discoteca. Dite con una voce un po' più... Oggi siamo a Tropicana. Oggi siamo a Tropicana, con un'altra discoteca. Oggi stiamo a Tropicana, a un'altra discoteca. Potete vedere? Oggi siamo qui al Tropicana, questo è un altro di quei locali. Che succede qui? In questi locali la mattina si sta benissimo, rilassati, si può venire con la famiglia, con i bambini, con tutti quanti, si sta in relax, per poi verso le 5 e mezza la situazione comincia a cambiare e inizia il locale, quindi comunque poi vedremo la trasformazione del Tropicana. Okay.
Qui conosco il grande Sasà, anima portante del Tropicana. Sasà, the King of Mykonos, è un italiano diventato una delle più famose leggende dell'isola. Il suo perizoma con la proboscide d'elefante che copre le sue parti intime e i suoi altri costumi folli sono momenti indimenticabili per tutti quelli che hanno passato qui almeno un pomeriggio. Si è guazzato e per questo pomeriggio, dato che è l'ultimo, lasciamo le bellissime spiagge per andare a vedere altre parti dell'isola. Andiamo a visitare il faro di Armenistis. Questo faro è la vera testimonianza della storia marittima di Mykonos. Ristorantino di Anomera, siamo sempre a Magnafine. E mo? Ah, ecco l'hummus. Però mangia questo. Un'altra bella insalata greca. Ed ora siamo in attesa della moussaka. Che assoso? Vedi, la feta fritta. La feta alla griglia. E oggi un'altra specialità del posto, la moussaka. Il nostro itinerario a Mykonos sta per finire e come ogni volta che un viaggio volge al termine siamo pieni di malinconia. Girovaghiamo senza meta per l'isola, ripercorrendo i posti che ci hanno riempito gli occhi di bellezza nel corso di questi giorni. Per tirarci su d'animo, torniamo a Tropicana, dove, oltre al fantastici mojito, fanno anche un'ottima pizza italiana.
Salutiamo anche Nosy Asa, il re di Mykonos, che con il suo carisma rende uniche le notti più trasgressive dell'isola qui al Tropicana. Domani si torna a casa, ma con la consapevolezza di aver visto una delle isole più affascinanti e divertenti del Mar Mediterraneo.